formato, piantato, custodito e affidato. È chiarissima l'immagine, perché il padrone della vigna è Dio e i custodi sono coloro ai quali Dio questa vigna ha consegnato perché possa produrre frutto. In prima istanza i figli di Abramo, quelli che sono discendenti nella carne dal padre e nella fede. In seconda istanza coloro i quali discendono da Abramo non secondo una generazione di carne, ma secondo una generazione di spirito. Dunque la comunità cristiana, noi stessi, abbiamo ricevuto da Dio infatti un'eredità preziosissima, la vigna che è sua proprietà, ma l'abbiamo ricevuta perché possiamo coltivandola, portare frutti a suo tempo, consegnandoli nelle mani del Padre. Capite bene che il grande peccato che ha accompagnato l'intera umanità e che tante volte bussa alle porte della nostra vita è il peccato dell'autonomia. Noi immaginiamo infatti che la vigna sia nostra e che le vigne siano nostre e che il fossato e la torre siano nostri. Pensiamo dunque che i frutti che questa vigna produce appartengono a noi. E al pari di quegli antichi contadini teniamo fuori il padrone e i suoi servi, i profeti e i santi. Al pari di quegli antichi contadini corriamo il rischio serio di tenere fuori dalla vigna il figlio del padrone. È evidente, leggendo questa parabola alla luce di quello che è accaduto nella vita di Gesù, che questa è una profezia sul suo percorso terreno. È lui infatti il figlio inviato dal padrone della vigna perché possa raccogliere i frutti, ed è lui che, cacciato fuori dalla vigna, viene barbaramente ucciso. Accadrà proprio così. Il figlio di Dio, condotto fuori dalle mura della città di Gerusalemme, viene barbaramente ucciso. Perché? Perché mostra ai custodi della vigna la sua titolarità, il suo essere padrone di quella casa. Quel rischio dunque bussa alle nostre porte, il rischio dell'autonomia sempre, sempre ci interpella ed esige delle nostre risposte. Dobbiamo ricordare di non essere Dio. Sembrerà una cosa banale, ma è una profonda verità. Tante volte gli uomini pensano di essere Dio, si sostituiscono a Dio, decidono al posto di Dio, fanno sì che Dio diventi margine la loro vita terrena, ma addirittura operano perché Dio venga posto fuori dalla vita sociale, civile, tante volte ecclesiale. Se la vigna infatti è la Chiesa, dobbiamo dire che il grave danno che noi portiamo è proprio quello di mettere Dio fuori dalla Chiesa. Certo, non è con le nostre idee, con le nostre scelte consapevoli, ma con i nostri comportamenti quotidiani. E allora se noi ci ritroviamo qui nella casa del Signore è per riaffermare la nostra appartenenza a Lui, per riaffermare il nostro essere servi, custodi di un bene non proprio, necessità di andare seguito al mandato ricevuto, consegnando nelle mani del padrone i frutti che attraverso il nostro piccolo lavoro noi giorno dopo giorno raccogliamo. Capite che questo, in questa dimensione, è la dimensione fondamentale per tutti quelli che si ritengono cristiani, non padroni della vigna ma servi della vigna, custodi, innamorati e devoti, pronti a mettere in gioco, come altrove dirà Gesù, anche la propria vita, perché quella vigna possa essere custodita, protetta, difesa. Ci ritroviamo questa sera con una comunità che anno dopo anno fa memoria non solo dei caduti della storica battaglia del Volturno, ma anche di una tradizione che appartiene alla nostra terra. Noi vogliamo allora, con questa celebrazione eucaristica, ricordare i custodi della vigna del Signore che anno dopo anno, decennio dopo decennio, secolo dopo secolo, hanno mantenuto accesa la luce della fede nelle nostre terre. Se ci guardiamo appena attorno nel
sola cappella nella quale siamo raccolti, scopriamo che 1.000 segni ci riportano alla storia. Il pavimento sul quale siamo, così come il sarcofago che custodisce il cuore dell'altare, sono frutto di una tradizione longobarda e precedono l'anno 1000. Ma così in generazione ritroviamo esempi di arte, di storia, di cultura e di fede che appartengono alla nostra tradizione. E se è vero dunque che quelli che ci hanno preceduto con coraggio hanno saputo conservare la fede e trasmetterla alle generazioni successive, dobbiamo corallare noi invece constatare che facciamo fatica ad essere coerenti con la loro tradizione. Facciamo fatica a custodire la nostra fede, ancora di più facciamo fatica a trasmetterla di generazione in generazione e corriamo il rischio che il nostro patrimonio sia un patrimonio museale o musealizzato, un patrimonio cioè che appartiene all'estetica e non all'etica, un patrimonio che certamente racconta un'esperienza di bellezza ma non è via che porta al cielo. Allora ogni volta che ci ritroviamo davanti all'altare del Signore, mentre facciamo memoria di quelli che ci hanno preceduto, assumiamo l'impegno di essere noi pure portatori di luce all'interno di questa nostra società, perché l'esperienza della fede non si esaurisca con noi, ma possa illuminare la vita dei figli e dei figli dei figli, e così di generazione in generazione questa vigna possa essere consegnata nelle mani del Padre quando il mondo avrà fine. Perché questa è una verità della fede. Noi attendiamo la fine di questo mondo, attendiamo il mondo che verrà, attendiamo dunque che questo mondo, che è fatto di miserie, è fatto di peccati, finalmente potrà giungere a compimento con la venuta del Figlio di Dio per aprirsi ad un mondo nuovo. Diceva così il Vangelo: verrà il momento nel quale Dio chiederà conto della sua vigna. Verrà il momento in cui Dio chiederà conto di quel che ciascuno di noi ha realizzato, e in questa prospettiva ognuno di noi sarà giudicato non sui fasti del passato, ma sugli impegni del presente. In modo specialissimo sarà giudicato sulla carità, sulla capacità di amare completamente coloro i quali ha avuto accanto. L'amore nei confronti del prossimo sarà il metro del nostro giudizio. Chiediamo la grazia a Dio dunque, mentre ci studiamo la fede perché possiamo trasmetterla alle nuove generazioni, di essere testimoni coraggiosi e coerenti della carità, credendo nella misericordia e praticando la misericordia in ogni occasione.